sono stata fino adesso a prendere il sole a Duke of York Square e adesso abbiamo deciso di andare da Harrods, però e non attraverso Sloane Street, le strade principali, ma prendendo le vie interne, quelle che diciamo attraversano le strade tranquille di Chelsea, perché ci sono tutte le casette vittoriane caratteristiche e ogni scorcio sembra una cartolina. Guardate qua, un momento che devo vedere pure dove metto i piedi. Ci sono tutti i ragazzi che escono dalla scuola a quest'ora. Questo è Simons. E mo Cadogan Gardens. Vedi che carini, carine le casine. Tutte cose sono. Qua andiamo a finire proprio alle spalle dove c'è sai che cosa? L'ambasciata, quella dove sta quello di WikiLeaks, come si chiama? Farange. Come si chiama? Farange. Ci fanno sempre le manifestazioni. Non è il pezzo del marchio di Scandinavia. No! Sta qua. Sta qua, sì. Un'ambasciata di? Mi pare che è quella uruguayana. Ecuador. Grazie, me l'hanno suggerito da Periscope, grazie mille. Senti, ma questi... Guardate le spette, una e due. Le spette. A Londra. E questo che giardino è? Questo è giardino privato o giardino pubblico? Ma pare pubblico, però non vedo accesso. Adia, siamo in una parallela di Sloane Street. Quasi all'altezza con il Cadogan Hotel, che è famoso perché vi arrestarono chi? Oscar Wilde. Exactly. Queste strade chiaramente non le ho mai percorse tutte, quindi ogni passo è una scoperta. Guarda qua, sì, questo bisogna andare un po' a zonzo così per scoprire le cose, c'è poco da fare, altrimenti non ti vengono a cercare. Stuart House, chissà che cos'era sta Stuart House. Who knows? Questa è un'idea di roundabout. Cadogan Gardens. Però si chiamano tutti Cadogan Gardens. Quindi ti... Cadogan Square, ma non è Square questa, Cadogan Square è l'altra là e Cadogan Gardens sono pure gli altri, cioè qua veramente ti confondono però, perché hanno tutti questi nomi uguali, guarda che bellino, con i lampioncini, gli archetti. Guarda lì su, la
che bellino lo scorcetto con il balconcino fiorito. Quello è un muse. Ehi, guarda che bel giardino qua. Ma questo è bello. Proprio bello. Sì, guarda là che bellezza. Che bellino. No, ci sono architetture particolari. Di che trattasi. Lo chiamano Cadogan Square, ma dimmi tu, se devono chiamarlo tutto allo stesso modo. Sì, in inglesi non sono fantasiosi per niente. Vabbè, pare che ci stiamo muovendo sempre dalle stesse parti, perché non cambiano i nomi delle strade, figurati. Questo è Cadogan Square, e però non sono Cadogan Gardens, perché Cadogan Gardens dovrebbero essere quelli che costeggiano Sloane Street, e questa non è Sloane Street. E ho capito. Quello che cos'è? Snell Street. Guarda che bellina pure quella stradina. E quella proprio tardo vittoriana, che cos'è? Verde, sì. Tardo vittoriana, la casa. I tulipani, che belli. Sì, i tulipani con i neri. Sì, bellino. Mia cugina abita in una casa come questa. Lo stile come questo qua tardo vittoriano, con tutte le cupolette verdi ramate. Cioè, una villa con 8 camere da letto che, se fosse a Londra, varrebbe milioni e milioni di sterline. Lei invece costa quanto un appartamento di Londra. Guardate che bellina questa casa. Bellina, eh? Ma poi si vedono tutti questi frontali sopra, uno diverso dall'altro. Questa che è una casa stretta e lunga, questa è un'altra, quella è un'altra. Sì, anche se sono tutte attaccate. Sì. Sono tutte costruzioni singole attaccate una all'altra. Magari finiamo qua questa, e poi quando arriviamo, sì, da Arroz, la continuiamo, sì, con un'altra trasmissione. Ci sentiamo dopo.